Ben trovati, cominciamo con la crisi questa mattina. L'assemblea annuale dell'ACER, l'associazione dei costruttori romani, ha ribadito la gravità della crisi nel settore dell'edilizia, ma è gelo tra imprenditori e Campidoglio. Vediamo perché con Antonello De Fortuna. All'auditorium Parco della Musica va in scena il grande freddo tra i costruttori romani e il sindaco Marino. Molti iscritti all'ACER lasciano la sala mentre Marino inizia a parlare. Le distanze create dalle difficoltà generate dalla crisi economica ieri si sono acuite ancora di più dopo l'attacco del sindaco alle grandi imprese che avrebbero causato il ritardo dell'inaugurazione della metro C. L'associazione ha deciso di intitolare il rapporto 2014 sul mercato dell'edilizia un anno di niente. Un giudizio lapidario che coinvolge le amministrazioni locali, in primis il Campidoglio. Le richieste alla politica in considerazione dei 25.000 posti di lavoro persi dall'edilizia sono sempre le stesse. Certezze dei tempi e dei diritti, più risorse sul mercato e maggiore impulso ai lavori di decoro e manutenzione stradale e degli edifici pubblici, come sottolinea Edoardo Bianchi, presidente dell'ACER. Una cosa che chiediamo, non chiediamo lavoro specifico da una parte di Roma, un appalto o uno sviluppo urbanistico in un quadrante o nell'altro. Quello che chiediamo fondamentalmente è che se si può arrivare in un paese, in una città dove c'è certezza del diritto, certezza del diritto e certezza dei tempi entro i quali tu quel diritto lo puoi mettere in campo, perché preferiamo, l'abbiamo detto una marea di volte, preferiamo che ci si dica non si può, questo si può fare, questo non si può fare. Ne prendiamo atto, il dominus di tutta questa situazione non siamo noi, è chi amministra, il legislatore che sovraintende a tutto. Diteci quello che si può fare e quello che non si può fare. La risposta di Marino è stato un appello ad andare tutti nella stessa direzione, assecondando la battaglia che Marino ha rivendicato contro burocrazia e opacità, vere zavorre per appalti e realizzazioni delle opere. Ma sono lontani comunque i tempi degli applausi scroscianti per Veltroni e Alemanno.